Ok, raga, bella lì. Oggi proviamo Knockout League, il gioco di box. Era un po' che lo aspettavo, devo essere onesto. Vediamo se è figo, come tutti mi dicono. Allora, abbiamo un new game. Infatti, guantoni sono giusti. Ok. Douglas Johnson. Ok. Posso fare solo questo. Apriamo quindi un nuovo file. Ok. Altezza. Calibra la tua altezza. Ok. Prendiamoci The Rock, direi. Ok, allora stai al centro. Ok. Ok. So kid, you really think you got what it takes to be a champion like me? You know, Doug Johnson, the greatest fighter in the history of the Knockout League. Then let me size up your potential first. We'll start with the basics. Okay, facciamo un tutorial, quindi, dodging and punching. Okay. Vai, vai. When an opponent throws an attack, you need to move your head out the way to dodge. Try dodging my straight punch, and then follow up with a punch of your own. Ah, okay. Good dodge, but you gotta follow up with a punch. Figa, mi devo spostare io. Zio caro. Good dodge, but you gotta follow up with a punch. Ok, ah, devo fare evitare e tirare good un job, pugno. Kid. Ok. Next is a hook punch. Make sure you get down low, young blood. Mado. Good job, kid. Let's do uppercuts now. Make sure you lean all the way to the side so you don't get hit, young blood. Good job, kid. Okay, last but not least, overhand punches. The trick to overhands is to lean your head low and under the arm of your opponent as it swings over your head. Good job, kid. Here comes another. Good job, kid. Let's talk about blocking now. Put your hands up in front of your face. See how your gloves turn blue? That means you've got a solid, strong block. Block my punch and follow it up with a punch to my mitt. Get ready. Okay. Devo bloccare sul pugno e poi dopo. Nice work. See how you were able to follow up with a punch immediately after you block? That's what a good, strong block will get you. Make sure you punch right after the strong block, or else you'll miss your opening. Now put your gloves back up and hold them there just like before. Blocchiamo. See how your gloves turn from blue. Oggi to vado di cazzotti. That's a weak block. Let me show oggi you vado di cazzotti, l'ho appena preso tra l'altro. Voglio provarlo, sono molto curioso. Ok, blocchiamo.
Perché non lo prendo? See what happens when you try to block too long? Your punches become useless as a ref in a street fight. You gotta time your blocks, young blood. Otherwise, you won't be able to follow up with a punch. Let's put your blocking skills to the test. Okay. Do a strong block 3 times for practice. Punch my mitt after each strong block. Get ready, kid. No, you blocked too early, young blood. Ostia, put those gloves up, kid. Your face ain't a punching bag. Don't dodge. I want you to block. No, you blocked too early, young blood. Ma che cazzo vuoi? Put those gloves up, kid. Your face ain't a punching bag. Don't dodge. I want you to block. Haha, okay. Nice. No, you blocked too early, young blood. No, you blocked too early, young blood. No, you blocked too early, young blood. Ma che cazzo vuoi, yo? Put those gloves up, kid. Your face ain't a punching bag. No, you blocked too early, young blood. Ma sei scemo? Nice. No, you blocked too early, young blood. No, you blocked too early, young blood. Yep. Alright, young blood. Look over there at your health bar. Can you see how much of it turned gray? That's block fatigue. Tu che l'hai provato, Ale, cosa ne pensi? Block fatigue. If you get hit while you have block fatigue, all that gray health will be lost. But if you can score some hits on your opponent, you can convert that block fatigue back to regular health. Okay, let's talk about some other important things to remember. Allora, vai con i concetti avanzati. Per forza. Listen up, kid. There's some times when your opponent will throw a punch and you just can't block. It'll look something like this. Make sure you get that big head of yours out of the way when you see it. Because otherwise, it'll break straight through your guard. On the other hand, there's times where attacks can't be dodged. Those look something like this here. When you see that, make sure you put up a good, strong block. All right, now look at your gloves. See how your gloves are glowing? That's momentum, kid. This is what separates the chumps from the champions. By avoiding damage, punching hard, and punching with variety, you'll build up your momentum along with a high score from the refs. All right, look at your gloves again. When your gloves turn gold like that, you'll be what I call in the zone. When you're in the zone, your punches will have some extra oomph, and your blocks will become parries. Last thing, sometimes you'll be able to interrupt an opponent during their windup. The timing may be a little risky, but the payoff will make it worth the try. So keep an eye out. Okay, that's all I got, young blood. Time to see what you really got. Vedrà, adesso proverò a fare il primo combattimento, vediamo come va. Chi dai? Voglio, sono curioso. Ok, vai all'app dei combattimenti. Ok, apri il menu, il move button. Ok, eccolo qua, perfetto, The Rock. Trofei, settaggi, allenamenti, fight. Allenamenti cosa fa? Got some training to do, young blood. Focus, speed, riflessi, tutorial. Speed, vediamo cosa è speed. Sì, dai, sono giusto. Ok. Sembra che figo. Beh, easy. Che dobbiamo fare? Left hand. You're hitting with the wrong hand, young blood. Ah, left. Slow it down, young blood. Ah, bump, bump. Speed it up now. Give me your right now, kid. More speed, kid.
Slow it down, slow it down. Alternate now. Slower, kid. Ah, più lento. Più lento. Slow it down, young blood. Ah, ok, devo stare nel bianco. Slow it down, speed it up now. Un po' più veloce, meno veloce. Slower, kid. Con quella canzone che c'è sottofondo. Ehi, more speed. Figa, non è mica facile, vaffanculo, ma... Ok. Let's build you into a fighting machine, kid. Reflex. Ok. Oh, signore. Pugno di sinistra, blocca. Pugno di destra, ok. Sempre easy perché... Easy does it. Ah, mi sono confuso. Allora. Porca vacca. Ah, uno quello lo deve evitare, ok. Poi sarà al contrario, sì. Ma va, fa un culo. Cazzo, il contrario, ho fatto zio caro. No, lo devo evitarlo, ma fa un gol. Nice work. Mado. Ne ho mancati 29, vabbè. Cazzo, difficile, eh? Da una merda. Let's get to work, kid. Ok, ok. Si può uscire da qua? Si fa. Ah, ok, da qua. Ah, facciamo il primo combattimento. All right, ragazzi. I've got your first fight all set up. And it's not some glass jaw rookie. You'll be fighting the infamous Brazilian Bruiser. Tri-tip. Tri-tip. Don't let the name fool you, kid. È il primo tizio che dobbiamo far fuori. His fighter earned his name boxes all throughout the underground divisions. And, his love for beef. Tri-tip earned his way from the bottom. Working and training in meat factories to earn money to enter underground tournaments in cities all around the world. So don't expect some fancy dancing and cheesy gimmicks. This dude is a blue-collar brawler that's looking to knock you out. Okay, vediamo come va. Alright then, here we go. Ah, il pro circuit sono questi tre. Ok, fight. Il primo, ok. Vai, siamo giusti. Più o meno, comunque. Come sempre i move che arrivano a cazzo in culo. Weighing in at 220 pounds, hailing from Brazil, the pit and punch master, Tri-Tip! Oh, man. Off the chair.
keep it clean. One round. Ready? Fight. Hostia. Yes, zi, no, c'è un move, scarico. Vai giù, zio. Two, three. Stai giù, stai giù. Stay still. Mi tuona per cadere e tira. Ciao ragazzi. Vai giù, zio. Porca vacca. Dici combo qua. Ah, ti sei rialzato, eh? Vieni, vieni. Oh, oh. Ah, mi ha preso, cazzo. La pancia. Oh, che male. Cazzo, raga. Mi ha preso in pieno proprio. È un gioco di box per la realtà virtuale. Usi due move come se fossero le mani. Porca troia! Stai giù, ragazzi. Ovviamente tu sei sul ring, col visore, vedi, guarda dove cavolo te pare e fai il match contro i tuoi avversari. Devi evitare, parare, schivare colpi, ribattere. Un incontro di box normale. È la versione VR di un vecchissimo gioco. Esatto, Adriana. È una versione VR di un vecchissimo gioco per Nintendo che era Punch-Out, se non ricordo male. Vabbè, questo sono il mio score. Ho bruciato 90 calorie per questa partita, ma e la combo 14 è il massimo. Puttana. Raga, ho un move scarico, quindi boh, non so quanto riuscirò a giocare ancora. Potremmo fare un altro incontro. Minchia, se fai fatica di tirare le botte forte, eh. Ah, c'è una tizia. Il primo circuito è fatto da tre incontri. Vediamo un po' il primo room fatto. Questo è lo secondo. Il fiatone arriva, raga, perché devi proprio muoverti di brutto, su, giù, destra, sinistra, parare, rilanciare. Non è così semplice. Però, minchia, ti scarica di brutto. Ok. Era di tornare più Punch-Out, giusto, bravo. Oh, proviamo a fare un altro incontro sperando che uno dei due move regga, perché è scarico. L'ho usato l'altro giorno, vabbè. Quindi se si scarica fermeremo la partitozza. Dai, proviamo l'ultimo, raga, vediamo un po' come va. Era una prova veloce. Pagato poco, 29 euro. Veramente figo, eh. Cioè, immersivo di brutto. Carino. Minimal. Un po' divertente, come secondo me dovrebbe essere ora un po' gioco del VR. Eccola qua la tizia. Bella zi. Let's go. Sono pronto. That was awesome. Bastarda. Ha.
l'abbiamo preso. Wow. Sì, 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 vieni. Pretty good. Ha, no way. E ora? That was awesome. Yeah. Tre combo, eh? Not too shabby. Anch'io sono pronto. You're in for it now. Oh, ma io sono un po' parato. Devi andare giù, cazzo. You're a tough one. La prossima va giù. You're in for it now. Porca troia, come si blocca quel cazzo lì? Ah, è andata, ma raga, ho rischiato, eh. 1, 2, 3. Sei giù. 4. Cazzo, sì, ragazzi. Thought you had me, didn't you? Dai, dai, vieni, zio. Bring it. Get ready. Ah, non posso... Come stai? That was awesome. No way. Porca troia. Wow. Sì, sì, dai, pretty dai. Good. Get ready. Ma come cazzo? Ullo. Non è caduta. Merda, non è caduta. Cosa subendo? No, ma ha preso tutto. Aia. Madonna. Rischiato, eh? 1, 2, 3. Dai. 4. No. I got this. Nice move. Eh dai, io sono pronto. Bravo. No. A tre addirittura, bastarda mignotta. Tre colpi, eh? Sì, sì, anch'io sono pronto. Oh, troia. That was awesome. Vieni, vieni. E uno. How? Uno. Ha. Due. You're in for it now. Sbagliato, eh? Not too shabby. Uno. Due. Here it comes. No, è rimasto su. Bring it. Siamo facile, raga. Dai. Sono pronto. Uno. Due. Here it comes. Vai giù. E via, cadere. Vai giù. Stai giù. That's it. It's over. Conta, arbitro. Ha knockout proprio. Knockout. You win. It's your winner. Vediamo com'è andato questo. Madonna, quante calorie. Mamma, che schifo. Ok, raga, questa è la Knockout League. Box per avviare, veramente figo. Rispondono benissimo ai comandi. Devi evitare tutti i colpi, parare, capire come, quando contrattaccare. A livelli più alti sarà super difficile. Qua la presentazione del terzo, che non faremo adesso perché ho i muri scarichi. Next opponent may be shocking, to say the least. Però ci vediamo il trailer del campione del Pro Circuit. But he was driven mad in his pursuit for scientific excellence, and he lost his legs in the process. Posso garantire che si suda parecchio. He's engineered a pair of very powerful electrically charged legs to showcase his genius and resilience in the knockout league. He's dead set on making the world acknowledge his worth. He's not the biggest fighter in the space, but he's quick, tenacious, and those legs of his are like lightning.
He won your brother. He pulls no punches. Or kicks. Good luck. Eh sì, infatti. Volt è l'ultimo, quindi va bene. Abbiamo visto come funziona. PlayStation VR, uscito da poco, è già uscito, mi pare, da un po' per il HTC Oculus. Però comunque questo VR veramente la risposta è identica, anche perché la grafica cartonata aiuta senza dubbio la resa sulla PlayStation. È figo, si suda un botto, è veramente divertente. Non ho visto niente che richiami a una sezione online. Questo almeno possiamo fare allenamenti. Combattere allenamenti, settare varie altezze, vedere i trofei, andare alla home, varie opzioni. Qui possiamo andare un attimo alla home. Eccole qua, tutto quello che ci serve, è da vedere qua con il nostro coach e quant'altro. Figo, fa molto Rocky, mi chiamo The Rock, tra l'altro. Quindi spero vi sia piaciuto e qualsiasi domanda lasciate comunque un mi piace e quant'altro qui al canale o su YouTube. Bella, stacco, ciao a tutti!